Domani mattina, martedì 16 febbraio 2010, cioè nel giorno in cui sull'isola di Ischia i bambini sono per strada a festeggiare il carnevale, di buon'ora è prevista la demolizione della prima e unica casa di abitazione di una giovane coppia di onesti e instancabili lavoratori che per sposarsi negli anni passati erano stati costretti dallo Stato inadempiente a costruirsi la loro dimora abusivamente. Checco e la moglie, aiutati da tanti amici di buona volontà, onde evitare di dover subire, oltre al danno dell'abbattimento della propria casa, anche la beffa di dover sbossare e consegnare allo Stato migliaia e migliaia di euro, stamattina lunedì 15 febbraio 2010 hanno iniziato ad autodemolire il proprio immobile. Ci ha colpito e non poco osservare le piccole e semplici cose portate via dalla casa. Cose piccole e umili che danno il senso della semplicità di questi lavoratori costretti dallo Stato che sino ad oggi non gli aveva garantito il diritto alla casa a ritrovarsi senza tetto da un giorno all'altro. Che vergogna! Anche questa volta, a dimostrazione che nell'infame sistema economico e sociale capitalistico dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, lo Stato padronale fa il debole coi forti e il forte coi deboli, ad andare giù è stata la casa di un semplice e umile cittadino. Che vergogna! Una vergogna politica e sociale che va addebitata alle passate e all'attuale amministrazione comunale di Forio e a tutti i partiti del centro, centrodestra e centrosinistra di ieri e di oggi che siedono in Parlamento. Se ne ricordino i cittadini in occasione delle prossime elezioni, a partire da quelle regionali. Presso la casa di Chicco e la moglie, tra gli altri si è recato a portare la propria umana solidarietà anche Domenico Savio, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che ha tra l'altro dichiarato: il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista da sempre impegnato a difesa innanzitutto dei diritti, dei bisogni di vita delle masse lavoratrici e popolari italiane, anche in questo momento rimane sgomento, profondamente colpito da questa tragedia. E il primo pensiero va a quei genitori, a quei figli buttati fuori sulla strada per abbattere la loro unica e prima casa di abitazione, per abbattere il loro unico bene posseduto. A questa famiglia, a questi lavoratori va la solidarietà dell'unico partito oggi esistente in Italia, della classe lavoratrice del nostro paese. A questo punto cosa farà il governo Berlusconi? Continuerà a permettere l'assurdo e disumano abbattimento delle prime case di necessità che i cittadini dell'isola d'Ischia sono stati costretti dallo Stato inadempiente a costruirsi abusivamente o finalmente si degnerà di approvare il decreto legge che da oltre un anno e mezzo il PCML ha chiesto venisse approvato per dare la possibilità a tutti coloro che vivono in zone sottoposte a vincolo paesistico a poter usufruire del terzo condono che abbiamo già profumatamente pagato allo Stato e fermare così le disumane ruspe?